Buongiorno a tutti. Ogni tanto cerco di farvi vedere gli unboxing dei prodotti che ricevo, quindi è da un po' che non vi presento uno strumento termico e apriamo insieme a questo punto il pacco che ho ricevuto da Adinolfi, che vi ricordo è il distributore ufficiale dei prodotti Pulsar qui in Italia. E apriamo il pacco. Scusate la velocità, ma è per non farvi stare troppo tempo davanti al display. Come sempre, le scatole di Adinolfi sono ben protette. Allora, mi hanno inviato, allora, Weaver. Quindi è un attacco Weaver per carabina, sarà senz'altro un cannocchiale termico da appuntamento. Questo lo spostiamo. Esatto. Adinolfi mi ha mandato il Talion Thermal Imaging Rifle Scope, quindi è un cannocchiale termico. In questo caso con attacco Weaver. Vediamo. Esatto, qui c'è l'attacco. Poi vedrò come collegarlo o sulla Tikka T3X TH1 oppure sulla Savage High Country 1100. Guida rapida per il primo utilizzo multilingua. Tagliando di garanzia dei 3 anni. Poi, ottima custodia. Scusate, questo lo spostiamo. Antigraffio, cordura. Questo è il caricabatterie con 2 vani. Poi qui abbiamo il trasformatore. Questo è il soffietto per l'oculare. Batteria. Batteria. Ah, ok. I patch termici per il primo azzeramento. Cavetto USB per trasferimento, ricarica. Sapete che quando accendete tutti i pulsar sul menu vi appare, vuoi utilizzare il dispositivo come archiviazione di massa, quindi se dici di sì scarichi le cartelle con dentro i video e immagini, o altrimenti per la ricarica. Io preferisco ricaricare con il caricabatterie. E questo è il cannocchiale termico. Devo dire, è decisamente compatto. Tasto di accensione, non so se riuscite a vederlo. Menu più record, questo sarà il tasto menu. Qua c'è il vano per l'inserimento della batteria e sotto l'attacco. Porta micro USB e obiettivo. Va bene, ragazzi, anche questo sarà uno dei prodotti che quindi presenterò in qualche pillola, diciamo così, video su termicinotturni.it e su gruppo Facebook Visori Termici, Visori Notturni e foto trappolaggio. Io vi saluto insieme al Talion XQ35 Pro. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!